con noi, cari amici, Andrea Roncato. Ciao Andrea, benvenuto tra noi, grande, ciao, grande, un bacione grande. Io non sono nella pelle. Io non sono nella pelle, ma è vero, sono viva, sto parlando con te. Grande, sei un grande. Tutto bene, a parte questa emozione grande, adesso parlare con te, sicuramente i nostri amici molisani che ci stanno guardando in questo momento, non solo perché noi andiamo in streaming, quindi in tutta Italia, in tutto il mondo praticamente. E quindi niente, io ti volevo chiedere una cosa, perché mi sono informata un po', anche se ti conosco da una vita praticamente. Però ho cercato un po' di sapere anche di conoscere Andrea come persona, e sei una bellissima persona. Tu non ti sei fatto mancare nulla, oltre ad essere un attore di cinema, fiction, hai una laurea in legge, ho studiato bene. Sì. Hai avuto a che fare anche con la musica, diploma di solfeggio, insegnante di recitazione, presentatore, doppiatore, hai scritto anche un libro. Insomma, caro Andrea, cosa dobbiamo aspettarci per questo 2015 che è appena iniziato quest'anno? Un libro, un film, una fiction? Che cosa? Sto facendo varie cose. Una è una fiction per la Rai, poi c'è ancora prova. Ci puoi accennare qualcosa magari di che sì, cosa? Sì, è una fiction che è già stata fatta varie volte con la Pivetti, e quindi è una fiction già rodata che funziona bene. Quindi quest'anno ci sono anch'io, faccio una parte un po' diversa da quelle solite, ma ultimamente poi non ci farai ridere. Spesso faccio cose diverse da quelle del comico. Ho imparato che prima di tutto, andando avanti con l'età, uno deve anche cercare ruoli diversi. Sì, sono d'accordo. È chiaro che non puoi più fare il film dove eri sulla spiaggia con le dietro le ragazzine. A 60 anni diventi patetico, non comico, come fanno altri. È vero, e sono allora d'accordo. Cerchi di fare cose un po' diverse da quello che fai, e cercare dei ruoli, anche perché chi ha fatto molti film comici come me, praticamente come tanti comici che sono adesso anche bravissimi, però non hanno mai un ruolo, nel senso che fanno sempre se stessi. Citiamo dei grandi, Checco Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo, e in realtà quando fanno film fanno Aldo Giovanni e Giacomo, che da loro fa se stesso. Esatto. E quindi fare l'attore invece vorrebbe dire interpretare. Interpretare, un esatto. Sì, un ruolo, ho cominciato a farlo, cioè l'ho fatto già, tipo ne parliamo lunedì con la Sofia Ricci 20 anni fa, però ultimamente da quando ho cominciato a fare film con Avati ho sempre interpretato ruoli diversi, del nonno, del papà. Adesso sto facendo l'assassino. Ah, no, l'assassino no, non ti ci vedo. Quindi hai modo di interpretarli, di fare anche qualcosa di diverso. E un po' è anche il pubblico, no? Che certe volte si abitua a vederti in un certo modo e poi... Io infatti ho sempre cercato di non stancare il pubblico con qualche cosa che sia sempre la stessa cosa. Ti ricordi noi quando iniziamo con Gigi, facevo la mamma, sì, sì, che andava bene. La mamma Gigi ti ha fatto e la mamma ti dispa, lo ricordo. Sì, ancora adesso faccio le serate, la gente mi chiede la mamma, però un conto se te lo chiede il pubblico, certo, come lo sai in più, certo, e un conto è continuare a farla con il rischio di stancare il pubblico. È sempre molto bello. I grandi ce l'hanno insegnato da Arbore a poi, finire le cose prima che il pubblico si stanchi. È vero. E quindi che restino sempre una voglia, ma anche a teatro credo che sia un segreto, finire una cosa proprio quando sta bene, se la continui rischi di, come anche se fai ridere tanto, poi a un certo punto bisogna finire o fare qualcosa casomai di tattico, ma perché la gente non se l'aspetta e poi non si stanca. È vero, ma Andrea Roncato non ci crea di questi problemi perché ci sorprendi sempre. No, ma a me poi piace fare di tutto, quindi... Perché poi ci stanchiamo, pure tu come attore ti puoi stancare di fare sempre la stessa cosa, no? Quindi no, io non mi stanco perché io amo moltissimo questo lavoro, però anch'io per divertirmi faccio cose diverse, come dicevi tu, suonavo il pianoforte, quindi faccio delle serate insieme all'orchestra, canto, sono
ho fatto ballando con le stelle, ho fatto cose, qualsiasi, io credo che ti abbiamo visto, voglio dire fare di tutto, nel senso che io insegno anche all'Accademia degli Artisti a Roma e insegno ai miei alunni che qualsiasi cosa loro faranno in più della recitazione sarà valida per la recitazione, se sanno cantare avranno dei tempi musicali giusti, se sanno ballare si sapranno muovere meglio, se sono degli sportivi faranno meglio scene anche di azione, se sanno l'inglese potranno fare provini o film dove si parla inglese, qualsiasi cosa. Un po' come gli artisti americani, no? Che lo fanno da sempre. Adesso, no? Siccome si sta anche europeizzando il cinema, le cose, quindi spesso ti chiedono di fare provini in inglese perché il film si fa in inglese, poi in Italia lo doppierà in italiano e all'estero ci penseranno loro. Certo. Però avendo un mercato che cerca di andare al di fuori dell'Italia, credo che un buon attore debba sapere, che debba sapere varie cose. Sono d'accordo. Come ad esempio quando insegno ai miei alunni, dico che anche se non diventeranno degli attori famosi e poi cambieranno idea, faranno gli avvocati, il fatto di aver fatto un corso di recitazione gli può servire sicuramente. Dov'è questa accademia? Dove possiamo venire a imparare? A Roma, via Cicerone 62, ci sono tantissimi. Puoi dare anche un contatto, se nel caso, magari in questo momento ci stanno guardando in tanti e tante volte viene l'ispirazione a qualcuno, da che età a che età ci si può iscrivere a questa accademia? A qualsiasi età, e ci sono anche degli insegnanti molto che conosce, so Luca Wolf per il doppiaggio, o Fioretta Mari, o Cinzia Torrini, o Oldoini, adesso ci saranno anche altri tipo proietti, farà qualche lezione, cioè, ci sono vari attori che insegnano ai ragazzi, quindi a parte il fatto dell'insegnare tecnicamente le cose, molti di questi hanno una certa esperienza che possono dare agli alunni prima ancora che loro se la facciano col tempo. Quindi si può diventare attori anche in tarda età, studiando si ovviamente? Si può diventare attori da tutte le età, io sempre, non importa essere, io sento delle volte dei ragazzi o delle ragazze che dicono sono bella, faccio l'attrice, sì, va bene, sei bella. Però c'è anche il ruolo di nonna, di mamma. Però di il cinema o le fiction o qualsiasi cosa rappresenta la vita. Esatto. Non è che sono tutti e belli. Non siamo tutti belli. Non è che sono tutti belli o tutti giovani o tutti alti o tutti bassi o meno tutti male. Grassi, o tutti magri. Meno male. Quindi ci sarà sempre una parte per qualsiasi età, perché al cinema ci saranno attori di 20 anni, ma ce ne saranno anche di 70, addirittura se noi guardiamo i più grandi attori mondiali, americani o cose del genere, da De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, è tutta gente che ha superato i 70 anni, quindi non importa. Insomma, abbiamo speranza anche tutti, basta studiare ovviamente, perché oggi c'è Brad Pitt che è bello, ma c'è anche De Niro che non è bello, ma è bravissimo, quindi vedi che il lavoro c'è per tutti, c'è Tony De Vito che è basso, grasso, nano, però è un bravissimo attore. È un lavoro, grande. Sarebbe molto bello che i giovani dicessero sono bravo e quindi faccio l'attore, non sono bello, faccio l'attore, sei bello fai il fotomodello. Bravo, hai detto una cosa secondo me che è importante per, soprattutto per i giovanissimi, no? Certo. Che pensano solo chi è bello comunque. Assolutamente non è vero, anche perché in un film, in una storia ce ne sarà uno di belli, a meno che non fai quelle fiction. Sì, come tipo Beautiful, tipo sono tutti belli. Sono tutti belli, però in genere nella vita quando c'è un bello, basta, è finita, c'è il bello, tu fai la parte del bello perché sei bello. Poi ci vorrà uno che fa la parte del brutto. Del brutto, il cattivo. Uno che fa la parte del vecchio, uno che fa la parte del giovane, sì, uno che sì, fa la parte sì del ragazzino. Io e non quindi so se sei d'accordo con me il fatto che oggi, ecco appunto, per la bellezza magari poi non vale niente sul set. Secondo me è sbagliatissimo, secondo te? Sì, ma è sbagliato, ma credo che se ne stiano rendendo conto. Noi in Italia abbiamo tantissime attrici, più o meno brave, ce ne sono alcune molto brave, non necessariamente belle,
comunque interessanti, anche perché si può essere molto affascinanti anche se uno non è bello. Io mi scriverò alla... Scusami, vai avanti. Il fascino dipende dalla cultura, dal tuo carattere, dall'intelligenza, dal saperci fare. Quindi il fascino è tante cose. La vedi? Personalità. Infatti poi certi attori americani che hanno 73 anni, 74, poi li metti vicino a una donna bella di 35 anni, non è che dici ma come fa lei così giovane ad andare con questo così vecchio? Perché i loro personaggi o loro stessi sono così affascinanti che ti sembra normale tutto. E allora vedi attori tipo Sean Connery di 80 anni che fanno il film attrici giovanissime dove addirittura corrono, saltellano, fanno di tutto ed è tutto credibile perché praticamente il fatto non ha età e quindi ti porta a considerare la persona al di fuori dell'età, al di fuori della presenza fisica. È verissimo, sono d'accordo. Tra le tante cose, caro Andrea, so che hai la passione della cucina. Qual è il tuo piatto preferito? Beh, io sono bolognese, quindi... I tortellini? Però io faccio una matriciana leggera, molto buona. Ah, bene. Ci vuoi dare la ricettina? Velocemente. Beh, è molto facile. Basta che tu prenda la pancetta e la fai soffriggere senza niente, senza olio, senza niente. Quando è soffritta la tiri via e lasci l'olio della pancetta, metti dentro del pomodoro e lo fai mescolare, lo fai cuocere insieme all'olio della pancetta finché non fa le bollicine. Prendi del parmigiano, no del parmigiano, pecorino, essendo un piatto di Roma, prendi del pecorino, ne metti un bel po', e quando l'olio comincia a fare gli occhietti, no? A occhieggiare, quando il pomodoro comincia a occhieggiare, lo metti dentro, lo gusti, lo mescoli bene, poi metti dei rigatoni, delle belle marche, le metti dentro, e poi dopo aggiungi la pancetta che tu hai tolto, ben rosolata. Hai saltato la cipolla, l'hai fatto di proposito? No, senza cipolla. Senza cipolla? Senza niente, perché è un piatto abbastanza, la puoi chiamare matriciana di mezzanotte, sono i due piatti che li puoi mangiare anche a mezzanotte, prima di andare a dire, non ti resta la cipolla, l'aglio, queste cose. Grazie per questa ricettina. Senti Andrea, so che sei soprattutto una persona sensibilissima e spesso ti sei occupato di manifestazioni a scopo benefico, sì, prestando il tuo volto e la tua immagine, sì, per una serie di attività. Sì. Vuoi dirci qualcosa a tal proposito e se hai in corso qualche iniziativa? Io non ci sono un'iniziativa, io lavoro per varie iniziative. Una cosa che mi sta molto a cuore sono le persone deboli, quindi i vecchi, i bambini e gli animali. Io mi occupo molto di animali, per l'adozione dei cani randagi, lavoro per alcune strutture che raccolgono i cani randagi per strada, li curano e io poi con la mia immagine cerco di farli adottare. Ma io credo che soprattutto le persone deboli che hanno problemi, le persone che sono indifese, come i bambini, come i vecchi, sì, debbano essere aiutati da tutti, perché se non diamo tutto quello che possiamo a questo settore di persone, è inutile, credo, chiamarsi uomini. Io credo che gli animali siano da equiparare alle persone, agli esseri umani, come tutti gli esseri viventi, quindi dovremmo avere un po' più rispetto per noi, per gli animali, per i vecchi, per i bambini, vero, per le persone che hanno vero bisogno. E cominciando ad avere rispetto per noi, perché se noi non abbiamo rispetto per noi stessi, poi non l'abbiamo per gli altri. Sono d'accordo, caro Andrea. E come hai detto in un'intervista, l'importante è essere persone e tu, oltre ad essere un grande VIP, sei una gran bella e speciale persona. Grazie per questa telefonata. Io credo che non sono un VIP, credo che i VIP siano le persone, le brave persone. E tu sei una brava persona, lo sei. Se vogliamo dare una qualifica di VIP, non dipende dai soldi o da quello che... Dalla notorietà. Che sei, o dalla tua bellezza o dalla tua... Dipende da quello che c'hai dentro, dal tuo cuore, essere VIP o no.
Tu mi sei sempre piaciuto come artista, ma da qualche giorno e oggi con questa telefonata mi piaci come persona. Sei un grande. I saluti finali per il nostro pubblico che ci segue fedelissimo. Io ringrazio il pubblico e vi saluto tutti, vorrei salutarvi tutti uno a uno. E vorrei dire anche che e ringraziare tutte le persone che mi fermano, che chiedono le foto con me, che mi danno una pacca sulle spalle, anche perché vorrei sempre ricordare a tutti, quando vengono vicino, dicono per favore posso fare una foto, oppure dicono grazie che mi ha fatto una foto. Dovete ringraziarci, perché chiunque fa il mio lavoro e quel poco che noi siamo diventati o siamo, quel po' di valore che noi abbiamo nel nostro campo, lo dobbiamo soltanto al pubblico. Al pubblico. Perché se non ci fosse il pubblico che ci vuole bene, noi non saremmo assolutamente niente e nessuno. Sono d'accordo. Grazie, grazie Andrea, grazie di cuore. Un bacione, grazie. Ti amiamo. E a tutto il mondo. Non cambiare mai. Ciao. Grazie, anche tu. Grazie, un bacione, ciao.